Si è parlato anche di una minor carica virale data dalle stesse misure di cui lei ha parlato, non solo il lockdown, ma per esempio l'uso generalizzato delle mascherine. È vero, è così? Il fatto di che tutti indossiamo questa mascherina può dare meno carica virale anche quando veniamo a contatto con un positivo? E questo non glielo so dire se è proprio la mascherina che riduce la carica virale. Probabilmente la carica virale dipende dal momento della malattia. Quando io sono nella fase acuta, la carica virale è sicuramente più alta. Quando sono nella fase di convalescenza, la carica virale sicuramente scende. Bisogna vedere a quel lavoro a cui fa riferimento il professor Zangrillo a che livello, a che momento della loro infezione hanno fatto le valutazioni della carica virale. Però è verosimile che nelle fasi diverse della patologia la carica virale si riduce. Ma non penso che sia la mascherina in sé che riduce la carica virale. Fattori ambientali invece. I fattori ambientali, come tutti questi virus, in qualche parte condizionano la replicazione del virus stesso. Vedete adesso dove sta andando. Sta andando nelle zone dove ci sono temperature più basse, no? Quindi sta seguendo un po' l'andamento delle temperature. Quindi è verosimile che noi siamo entrati in una seconda stagione e quindi il virus trova meno capacità di mantenersi nell'ambiente. È assolutamente verosimile. Però sono tutti studi in essere, quindi io darvi risposte definitive in Certo. questo caso non riesco, però sono più fattori che magari in questo momento sono coincisi bene per farci ridurre l'aggressività di questo virus, Anche a insomma. livello delle cure è cambiato qualcosa? Si riesce a intervenire meglio? Sicuramente sì, cioè lo sappiamo riconoscere più rapidamente. Le cure sono ancora in fase di studio, la cura definitiva del Covid-19 di fatto non c'è, è sempre una terapia di supporto e con l'aggiunta anche di novità che abbiamo scoperto strada facendo ovviamente. La base dovrebbe essere una terapia antivirale mirata che a parte per alcune molecole, altre sono presunte attive in vitro, ma la dimostrazione che siano realmente attive anche in vivo. Anche qui non c'è ancora e si stanno sicuramente raccogliendo i dati per avere delle risposte. Lei viene all'ospedale Sacco, Sì. lì si fa tanta ricerca, la si fa anche qui, ma si parla del vaccino non pronto prima della, non questa stagione influenzale, ma quella dopo, 2021-2022. È verosimile? L'elaborazione di un vaccino non è un processo lento, perché prima deve trovare la molecola in grado di stimolare la risposta immune nei confronti del patogeno, la deve provare sull'animale, la deve provare sui soggetti sani, deve dimostrare che induce una risposta neutralizzante, dopo la può diffondere alla popolazione sana. Ovviamente non è un processo rapido, non è un processo rapido. C'è il rischio di una nuova ondata di contagi e se sì, l'ospedale Manzoni di Lecco è pronto? Allora, che ci sia il rischio di una seconda ondata è verosimile. E cosa sta facendo la regione in questo momento? Noi adesso abbiamo un attimo di calma, giusto? In questo attimo di calma stiamo cercando di mappare la popolazione, perché laddove il virus è girato in modo aggressivo, è ovvio che l'immunità di gregge di quella zona è presente, è efficace. Laddove il virus ha girato molto meno, quella rimane una sacca della popolazione più suscettibile. Quindi, a fronte della possibilità che possa tornare una seconda ondata, è meglio sapere in quale parte della regione Lombardia, perché stiamo parlando della regione Lombardia, in quale parte della regione Lombardia noi abbiamo la popolazione più fragile, più suscettibile per andare lì ad agire in modo più mirato e più aggressivo. L'ospedale Manzoni di Lecco, come anche l'ospedale di Merate, in realtà perché si lavora insieme, ha sicuramente in questo momento ridotto i reparti Covid, che sono rimasti a Lecco le malattie infettive e un reparto della medicina, aprendo praticamente ai Covid free, cioè ai pazienti non Covid, quindi stiamo riaprendo all'attività normale, con la possibilità assolutamente rapida di riconvertire tutto a Covid positivi nel momento in cui dovessero aumentare i casi.
Allora, in questa epidemia trovare la verità è estremamente difficile, ma anche perché è una malattia che non conosciamo e la stiamo vivendo giorno per giorno tutti insieme. Sicuramente dire che è clinicamente morto è abbastanza improbabile. Si è clinicamente attenuato. Attualmente i pazienti che scopriamo Covid positivi sono pazienti che presentano una sindrome molto meno aggressiva degli inizi di marzo, insomma, della fine di febbraio e degli inizi di marzo. Quello che ci si deve chiedere, secondo me, è la motivazione di questo cambio. La motivazione potrebbe essere molteplice, sicuramente, e dico che secondo me questa è la motivazione principale, sicuramente noi vediamo gli effetti del lockdown. Perché quando un virus o un batterio particolarmente aggressivo viene a contatto con una popolazione assolutamente suscettibile, è ovvio che crea quel quadro sindromico che abbiamo visto, quel quadro epidemiologico che abbiamo vissuto. Quando tu non hai un vaccino efficace, non hai una terapia efficace, l'unico modo che hai per bloccare questa trasmissione è evitare che le persone infette e non infette vengano a contatto. Di conseguenza, aver applicato in modo così rigoroso il lockdown e aver applicato in modo così rigoroso il distanziamento sociale ci ha probabilmente portato a ridurne la diffusione. Ora, se poi questo virus è mutato a tal punto da dare una clinica diversa, oppure si è semplicemente adattato, che è una cosa che fanno tutti i batteri e i microrganismi, quando capiscono che il loro effetto è troppo nocivo sull'organismo, perché quando hai un'infezione virale, se il virus uccide l'ospite, è ovvio che non è vantaggioso per la sopravvivenza del virus stesso. Per cui la sopravvivenza in senso darwiniano è proprio un richiamo a ridurre i sintomi per cercare di mantenere la sopravvivenza sia dell'ospite che del virus e del batterio. Quindi quale sia la prevalente ragione di questo cambio di rotta della clinica del Covid, io onestamente non lo so, però è un dato di fatto. Tutti gli osservatori attualmente stanno dimostrando che si manifesta con una clinica molto diversa e molto più attenuata. C'è la zona grigia all'ospedale di Lecco, come in tanti altri ospedali, appunto, dove uno viene messo in attesa del tampone e dopodiché viene smistato, insomma, no? Ma al di là di questo, i tamponi e i test sierologici sono la risposta predittiva prima della seconda ondata o non sarà questo il modo di procedere? Allora, in previsione della seconda ondata e quindi di sapere quanta popolazione è suscettibile e quanto no, è l'esame sierologico che le deve dare la risposta. Il tampone a fronte di un test sierologico positivo, avere anche il tampone positivo le identifica un paziente che è potenzialmente infettivo, quindi lei lo deve in teoria isolare dal resto della popolazione. Poi adesso sono in corso di elaborazione altri studi che arriverebbero a dimostrare che il paziente convalescente, quindi che si allontana sempre di più dall'evento acuto, anche se rimane Covid positivo, è verosimile che quei frammenti di RNA che noi troviamo col tampone non sono frammenti in grado di indurre poi una replicazione di virale realmente infettante. Quindi, perché per infettare un altro soggetto bisogna avere una carica infettiva rilevante, ok? Per cui al momento abbiamo solo queste armi, il tampone da un lato che ci identifica la possibilità o meno di isolare un paziente e il sierologico che ci dice se siamo venuti a contatto. Dunque, vi arrivano i test sierologici quantitativi, non solo quelli qualitativi, che ci dicono se l'infezione è in corso o c'è stata, ma non è più pericolosa, Sì, diciamo così. assolutamente sì. Sì, sia Invece quantitativi la basta, anche qualitativo in realtà pericolosità, per diciamo, degli discriminare asintomatici, il grosso della ma la popolazione, poi se vuole pericolosità dice studiare per la gli altri capacità di come è contagio. passata l'infezione, allora lì l'aiuta sicuramente un test quantitativo. La Contagio, eh. capacità di contagio è verosimile che sia molto bassa, ma con asintomatico bisogna capire lei cosa intende. Io con asintomatico intendo un paziente che ha avuto il Covid, magari con un episodio febbrile di brevissima durata, ma ha avuto l'infezione acuta e quindi adesso è un convalescente. Okay? Il convalescente, noi abbiamo pazienti che a 2 mesi dall'infezione acuta hanno ancora il tampone positivo, ma sono probabilmente cellule epiteliali in fase di sfaldamento in cui noi amplifichiamo frammenti di RNA virale.
dirle che quel tampone voglia dire effettivamente replicazione virale e quindi infezione è abbastanza difficile. Anche perché per infettare devi essere sintomatico, cioè devi avere la tosse, devi veicolarlo il virus, capisce? Per cui questa cosa, l'asintomatico puro, emette comunque una quantità di virioni molto più bassa di un paziente che ha la malattia nella fase acuta. E dunque, lei ha letto i Promessi Sposi. Gli Sì. untori non esistono più, almeno. Quelli che Dobbiamo. sono guariti dal virus, si può avvicinarli con una Si può, tranquillità, insomma. sì, cioè dobbiamo arrivare a chiuderli questi studi. Quando avremo chiuso gli studi, sicuramente escludere, diremo che gli untori non ci sono più, assolutamente. Però dobbiamo prima dare una risposta definitiva su quanto sto dicendo, assolutamente sì. Bisogna, quando ha vissuto un'esperienza così travolgente, perché le assicuro che è stata una cosa travolgente, come l'avete vista anche voi, ma dentro era veramente, si respirava l'attimo, bisogna secondo me fermarsi e iniziare a vedere i dati, quindi iniziare a vedere quello che abbiamo raccolto finora. Quindi alla mia equipe ho detto iniziamo a fare due lavori per valutare i marcatori predittivi di progressione e i marcatori predittivi di quelli che sono gli esiti del Covid. Alcuni lo hanno fatto e non se ne sono neanche accorti, altri avranno degli esiti. E quindi capire, per saper come lavorare in futuro, quali sono i marcatori che ci possono dire questo paziente avrà bisogno di fare più fisioterapia degli altri, insomma, identificare le popolazioni più difficili all'interno della popolazione infetta. E poi stiamo valutando, perché arrivano proposte di nuovi antivirali, e quindi stiamo valutando la possibilità di aderire a questi studi in modo tale da avere la possibilità di farmaci più efficaci possibili nel caso in cui arrivi il nuovo ritorno Covid sostanzialmente. Anche plasma iperimmune, fate Plasma qualcosa? iperimmune, assolutamente, stiamo aderendo al protocollo nazionale, quindi stiamo iniziando a raccogliere materiale, a raccogliere plasma. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Io sono una fervida sostenitrice dell'utilità della vaccinoterapia, soprattutto per le popolazioni riguardo all'influenza. Soprattutto per quanto riguarda le popolazioni fragili. Quindi una prima raccomandazione sarebbe quella di fare la vaccinazione antinfluenzale laddove questa raccomandazione è ovviamente condivisa. Dopodiché le armi per capire se siamo di fronte a un virus influenzale o a un Covid le abbiamo sia perché avremo i tamponi ancora disponibili e forse ancora sempre più rapidi come esito, sia le immagini radiologiche quantomeno ti aiutano a orientarti da una parte o dall'altra, e la storia clinica e poi il momento epidemico. Sicuramente il momento dell'arrivo dell'influenza sarà un momento molto critico, su questo sono assolutamente d'accordo con lei, bisognerà gestirlo con molta attenzione.